Verre non ha infierito soltanto sugli alleati e sui cittadini romani della Sicilia, ma si è macchiato anche di altri reati. Nonne portus munitissimi, maxime tutissime urbes piratis patefacte sunt, porti ben fortificati, portus munitissimi, città molto grandi, urbes maxime, et tutissime e sicurissime, non furono forse aperte ai pirati, nonne piratis patefacte sunt? Scitisne, sapete, dice Cicerone rivolgendosi al pubblico che assiste al dibattimento. Urbes ornatissima in Sicilia esse, sapete che in Sicilia ci sono città splendide, plenissimas signorum optimorum, ricchissime di statue di grande valore? Nonne verres ex signa ex edibus rapuit, verre non ha forse rubato queste statue dai templi? Quae edificia non spogliavit? Quali edifici non ha depredato? L'avidità di Verre non ha avuto limiti. Cuius domum non polluit? Di chi cuius non ha violato la casa? Cui non rapuit bona? A chi cui non ha rubato i beni? Cicerone, che ha raccolto prove schiaccianti e numerose testimonianze a riprova delle malefatte di Verre, si rivolge ora ai giudici. Et vos, iudices, utrum is testibus non credetis, an Verre damnabitis? E voi, giudici, et vos, iudices, utrum is testibus non credetis, non crederete a questi testimoni, is testibus, an verrem damnabitis, oppure condannerete damnabitis verrem verre? Questo è il processo, hoc est judicium, in cui voi, in quo vos, de reo, judicabitis, giudicherete l'imputato, populus romanus de vobis judicabit, il popolo romano giudicherà voi.